è stato posto un altro quesito invece sul discorso della vicinanza all'alveo. Ricordo che nel mandato Figoli è stata costruita una croce rossa sull'alveo del torrente. Di questo è stata informata anche la regione. Ora, tutto legale, tutto nella norma, però voglio dire, non ho notato c'era anche... già la sede però. Sì, però c'era anche un progetto differente che la delocalizzava. Sono scelte comunali, per l'amor di Dio, però è stata informata anche la regione di tutto ciò, nonostante la legge regionale che ha chiamato in causa il consigliere Costa. Oggi a Ricò abbiamo una croce rossa sull'alveo del fiume, quindi bisogna un pochino vedere le cose anche da altre angolature. In realtà l'amministrazione Toti ha fatto un grande lavoro, è sotto gli occhi di tutti, non si può dire che in questi 5 anni non si sono occupati di ambiente, e anche con Costa io ho parlato tantissime volte sull'ambiente ed è stato sempre uno dei primi attori insieme a Stefano Pucciarelli e anche va bene, adesso Pedrone, non elenchiamo i meriti dei consiglieri qui, no, però consentitemi una cosa, avere opinioni diverse non è disonestà, no, però raccontare fatti non veri, no. Sì. Cioè, disonestà. Sono opinioni. Dire semmai. Che l'amministrazione non è, regionale. La disonestà non mi piace. Dire che l'amministrazione regionale non ha investito sull'ambiente è disonesto. Ma diciamo, concludiamo magari parlando un po' più della Palmaria, anche perché poi è un tema che può unisce le due cose. Quindi sulla Palmaria ci vuole un parco che funzioni, che non può essere gestito come attualmente viene gestito quello da parte del Comune di Porto Venere. E come parco deve essere valorizzato il territorio, ma in un'ottica sociale, non privatistica, per cui la privatizzazione che si sta prefigurando deve essere assolutamente contrastata. Noi la contrasteremo in tutte le sedi e penso che abbiamo numerose carte da giocare e riusciremo sicuramente a bloccare questo disegno. Costa chiude, già l'ha detto, qualcosa ha già detto sul 18 che ci sarà questo. Ma sulla Palmaria, ripeto, sono stato chiaro prima, io credo che sia utile e giusto favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, creare opportunità, e questo non deve essere visto come un deturpamento dell'ambiente, ma anzi una manutenzione e un recupero. Per quanto riguarda Monte Marcello, ho detto, io parlo di chiusura dell'ente, non metto in discussione le emergenze ambientali e l'area protetta, è una questione di visione. Io ritengo che non servano altri enti per tutelare il territorio. Abbiamo la provincia, un ente che va potenziato, e questa può essere l'occasione.